Buona domenica, gentili telespettatori, e ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. In apertura torniamo a parlare del tragico incidente di Brandizzo sulla linea ferroviaria Torino-Milano, nel quale sono morte 5 persone, 2 individui sul registro degli indagati. E intanto le polemiche non si placano e noi abbiamo raccolto le impressioni di consiglieri regionali e sindaci. Scena indescrivibile, insomma. Resti sparsi per 500 metri di 5 persone che erano sul posto di lavoro e che sono stati travolti da questo treno. Io sono un medico e quindi cose non belle ne ho viste nella mia carriera, però insomma così no. Adesso penso che ci siano le indagini in corso per capire la dinamica di quello che è successo, perché è successo, insomma. E poi oltretutto un operaio è anche un cittadino brandizzese, quindi per me il dolore è ancora doppio. Il treno, che era un treno non previsto, perché non è un treno né merci né passeggeri, ma era un treno che trasportava convogli da un punto all'altro, magari a quell'ora non doveva passare. Non lo so, ecco, queste sono cose che questa notte che sono giunto qui sul posto erano le prime un po' così perplessità di chi c'era qui di RFI, però penso che RFI, Polfer facciano le loro indagini e insomma ci sappiano dire quello che è veramente successo. Bisognava essere qua per esprimere il proprio dolore, il dolore di una tragedia immane che colpisce tutta la comunità piemontese, per esprimere il dolore alle famiglie di queste vittime, ma anche per dire a gran voce che morire sul lavoro non è accettabile. Abbiamo perso 5 piemontesi, 5 uomini che erano partiti dalle loro abitazioni ieri lasciando figli, mamme, papà, fratelli per andare al lavoro e non sono più tornati, sono morti lavorando. Ecco, questo impone a tutti quanti noi delle profonde e profondissime riflessioni, perché non è accettabile. Il ministro Salvini mi ha contattato, sono in contatto con la presidente Meloni. Il governo ha dato una svolta importante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, intervenendo con risorse anche importanti per favorire la verifica, per favorire i controlli, per favorire la messa a punto di quello che è fondamentale, cioè garantire che chi lavora lo faccia in condizioni di sicurezza. Oggi è una giornata davvero triste per la città di Torino, per la città metropolitana, per la regione Piemonte. Il giorno della visita di Mattarella, una tragedia davvero senza spiegazioni, 5 vite spezzate e 5 famiglie che non vedranno tornare a casa i loro congiunti che stavano lavorando in un territorio che ha già visto tante volte, purtroppo troppe volte, capitare episodi di questo tipo. Oggi è il giorno del dolore, andranno accertate le responsabilità di che cosa è capitato per dare una spiegazione, ma è chiaro che sono tragedie che questo territorio ha vissuto troppe volte, questa nostra regione, questo nostro paese, e crediamo davvero, ed è la ragione per cui sono qui con il presidente della regione Alberto Cirio, che occorra fare qualcosa per impedire che queste tragedie si ripetano. Un pensiero va alle famiglie di questi ragazzi, questi uomini che sono venuti qui per lavorare e hanno lasciato qui la loro vita. La regione è vicina al governo per la sicurezza sul lavoro. Certo che in un tempo dove sulle ferrovie non ci sono più i petardi, non ci sono più gli avvisi, quelli che in un tempo venivano usati quando c'era le nebbie, oggi bisogna intervenire drasticamente perché queste cose non abbiano più da succedere. Abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo fare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, proprio perché sono incidenti, sono imprevedibili, e questo incidente imprevedibile purtroppo, ahimè, questa volta è ritoccato al Piemonte.
dopo la Thyssen credo che sia uno degli incidenti più gravi che ha colpito il nostro Piemonte. Sicuramente la politica farà tutto quello che è nelle loro possibilità, nelle nostre corde di poter fare per cercare di prevenire stragi come queste, perché con 5 persone morte sul posto di lavoro non possiamo che considerarla una strage. Abbiamo una media di 3 morti al giorno e questo sembra un bollettino di guerra che tutti gli imprenditori e le autorità che devono far rispettare la sicurezza sul lavoro non riescono a tamponare questa emorragia che diventa sempre più grave. Questa disgrazia ci riporta indietro alla disgrazia della Thyssen, perché sono le due disgrazie più importanti che il Piemonte ha vissuto. Noi non dovremmo mai vivere questi momenti. Ed ora voltiamo decisamente pagina e parliamo della settimana della ricerca. Torna la settimana della ricerca e l'Università del Piemonte Orientale festeggia la scienza in tutte e 3 le sedi. Seconda edizione della settimana della ricerca, iniziativa fortemente promossa da Giancarlo Avanzi, il rettore, nata lo scorso anno per avvicinare non esperti alla cultura scientifica per capire meglio i problemi della quotidianità. E poi c'è il desiderio delle ricercatrici e dei ricercatori di mettere a disposizione le loro conoscenze. La settimana della ricerca si svolgerà fino al 29 settembre, confermando la formula di successo sperimentata nella prima edizione. Venerdì 22 settembre il cortile del Brunelletto di Novara ospiterà dalle ore 20:30 la seconda edizione di UPO Science Slam, l'evento di divulgazione scientifica in cui giovani ricercatrici e ricercatori di tutti i dipartimenti UPO gareggeranno nel presentare un proprio lavoro di ricerca in 3 minuti. Il pubblico presente collegato in streaming voterà la miglior presentazione. Il voto del pubblico sarà aggiunto a quello di una giuria di 12 esperti e per determinare la classifica finale si potrà poi accedere liberamente al Brunelletto per assistere all'iniziativa. Chi lo seguirà da casa troverà le modalità di collegamento e di votazione sul sito dell'Ateneo. Sabato 23 settembre, sempre a Novara, si terrà l'Open Lab Nodes Spoke 5. In occasione del Festival della Salute di Sant'Agabio, i laboratori del CAD, che è il Centro di Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni Allergiche, saranno aperti al pubblico per tutta la giornata e ci saranno anche alcuni stand UPO in piazze e vie del quartiere. Lunedì 25 settembre al complesso San Giuseppe di Vercelli si terrà la giornata del dottorato di ricerca. La mattinata si svolgerà nella forma di un workshop sul tema della sostenibilità. Il pomeriggio sarà la festa dei dottori di ricerca con le presentazioni dei progetti dei dottorandi e la cerimonia di consegna delle pergamene ai nei dottori. A seguire, laboratori aperti al pubblico fino alle ore 20. Martedì 26, mercoledì 27, giovedì 28 settembre si svolgerà in tutte e 3 le sedi dell'Ateneo UPO Junior, un classico molto atteso dalle bambine e dai bambini e dagli insegnanti. Nato come spin-off della Notte dei Ricercatori, che da sempre ha avuto l'università per i bambini come sua parte integrante, UPO Junior è stato potenziato con nuova veste, nuova formula, calendario più ricco e articolato nelle 3 città. L'evento è dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado. I laboratori di UPO Junior si terranno martedì 26 a Novara presso il campus Perrone, mercoledì 27 ad Alessandria nella sede di Palazzo Borsalino, giovedì 28 a Vercelli nel complesso San Giuseppe. Le scuole dovranno prenotare le attività secondo le modalità comunicate nelle prossime settimane. La settimana della ricerca culminerà poi venerdì 29 settembre ad Alessandria con l'evento Clou. La 18ª edizione della Notte della Ricerca è dedicata quest'anno al tema One Planet, One Health. Il programma si svilupperà in 8 percorsi paralleli che presenteranno i contenuti delle tematiche dei progetti. Il keynote speech sarà affidato al professor Andrea Graziosi, ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, già presidente dell'ANVUR. Ed ora parliamo delle novità riguardanti il cosiddetto diritto allo studio nella nostra regione. Sentiamo. È stato pubblicato il bando di Esusu Piemonte per le borse di studio e il servizio abitativo per l'anno accademico 23-24, la cui domanda potrà essere inviata da luglio. Con la scorsa edizione del bando sono state quasi 17.000 le domande idonee accolte con il più alto stanziamento di risorse mai raggiunto e quest'anno si amplia ulteriormente la platea dei possibili beneficiari delle borse di studio, avendo stabilito come nuova soglia ISEE 26.306,25 contro i 26.626 dello scorso anno, dando così la possibilità di presentare la domanda anche agli studenti iscritti con impegno a tempo parziale a corsi di laurea magistrale e ciclo unico e laurea magistrale.
aumentano anche gli importi delle borse di studio, con una maggiorazione su tutti gli importi stanziati lo scorso anno, che già avevano visto un aumento rispetto al passato grazie ai fondi PNRR. Confermate le cifre maggiorate per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, mentre sono stati introdotti importi di borsa riservati agli studenti con ISE tra i 26.626 e i 26.306. Come regione in questi anni abbiamo sostenuto lo sviluppo del sistema universale del territorio facendo investimenti senza precedenti per il Piemonte, a garanzia del pieno diritto allo studio per chi ha scelto i nostri atenei, conservatori o accademie di belle arti per continuare a formarsi dopo il diploma. Nell'anno accademico 2018-2019 si aggiravano intorno ai 40,5 milioni di euro le risorse destinate al diritto allo studio e la Giunta ha raddoppiato gli stanziamenti arrivando ad un ammontare complessivo di 77,5 milioni di euro nell'anno accademico 22-23. L'obiettivo della Regione è quello di offrire il massimo sostegno a chi sceglie di proseguire negli studi o lo fa in Piemonte e lavora con passione per offrire un ventaglio di opportunità ai giovani talenti, con l'obiettivo di far scegliere ancora una volta il Piemonte come terra ideale dove mettere le proprie radici. Mentre per la prima volta Torino viene inserita nel Quest World University Ranking per le migliori città universitarie al mondo, confermando l'attrattività degli atenei, ed ISU Piemonte pubblica il bando 2024 che amplia la platea dei possibili beneficiari delle borse di studio. Ed è quindi un compito importante fornire le condizioni perché possano realizzare la loro formazione universitaria in Piemonte a quanti più studenti e studentesse possibili, dando loro il sostegno e i servizi necessari. Bullismo e cyberbullismo con i consigli di Fondazione Carolina e Pepita Onlus. Ci stiamo avvicinando alla fine del periodo estivo, un periodo nel quale abbiamo vissuto tanti episodi di cronaca che hanno richiamato fortemente la necessità di un agire educativo importante, forte e urgente nei confronti di questi ragazzi. Azioni educative che siano realizzate prima di tutto dalla famiglia. I genitori ritrovino una responsabilità educativa di accompagnare i ragazzi alla costruzione della propria identità. E poi la scuola, gli insegnanti, i dirigenti, il personale ATA, presenti sempre nel percorso di crescita personale di questi ragazzi. E poi tutta la comunità educante, gli allenatori, i catechisti, gli educatori, tutti coloro che hanno responsabilità educative, si attivino urgentemente per poter accompagnare questi ragazzi verso percorsi di crescita. Fondazione Carolina è presente, Fondazione Carolina lavora e lavorerà ancora nelle scuole del Novarese, nelle scuole di tutta Italia per poter sensibilizzare i ragazzi ad una cittadinanza digitale corretta e responsabile. Un invito importante che facciamo a tutta la comunità educante è quella di consultare il sito www.fondazionecarolina.org e il sito www.minorionline.com per poter avere spunti di riflessione, per dialogare, incontrare i ragazzi sui temi a loro cari e per trovare anche delle proposte progettuali che possono essere realizzate. Ed ora voce alla Carovana dei Ghiacciai. Seconda tappa di Carovana dei Ghiacciai, Ghiacciaio del Belvedere. Qui l'instabilità è più pesante che altrove e i cambiamenti climatici piccano duro. Siamo nell'hotspot dell'hotspot e proprio da questo luogo noi lanciamo un appello al governo affinché al più presto venga approvato e adottato il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, il vero PNAC. E ancora chiediamo alle istituzioni locali di mettere in campo nuove strategie per l'adattamento, innanzitutto utilizzando e alleandosi con coloro che stanno all'interno della Carta di Budoia. Ed ora parliamo del virus del West Nile, nessun pericolo particolare nel Novarese. A rassicurare è l'assessore all'ambiente del comune, Raffaele Lanzo. Nessun allarmismo, pur consapevoli di quanto accaduto. Il monitoraggio è sempre avvenuto, continua a esserlo adesso. Ho parlato con gli esperti, le probabilità che una puntura di zanzara che trasporta questo patogeno porti alla morte sono un caso su mille. L'80% dei casi solitamente sono asintomatici, il 20% con dei sintomi lievi. È evidente che noi, Novara e i territori limitrofi, sono città, paesi attorniati dalle risaie. Questo ovviamente fanno proliferare, lo sappiamo tutti, no? In questo periodo dell'anno, le zanzare. Questo è un patogeno trasportato dalla zanzara comune,
Quindi non è la zanzara tigre a causare questa malattia, ma è la zanzara comune e purtroppo, lo sappiamo, le nostre zone sono abbondantemente frequentate in questo periodo dell'anno. Gli interventi sul territorio sono effettuati da IPLA, che è questo ente incaricato dalla Regione Piemonte. Si tratta, appunto, come già detto, di attività di monitoraggio ma anche poi di bonifica, nel senso che ogni qualvolta purtroppo si verifica un caso viene bonificata l'area nei 200 metri di raggio, vengono fatti interventi sulle caditoie, abitualmente quindi tombini, caditoie, che sono i luoghi dove vi può essere lo sviluppo delle larve. Nuova stagione del Farajan, sentiamo. Allora, due parole sulla nuova stagione del Teatro Farajan a Coro, che partirà ad ottobre. Abbiamo voluto presentarla comunque a luglio perché così le persone possono farsi un'idea degli spettacoli che possono trovare, degli artisti che possono trovare, con le date e i periodi. Coro quest'anno perché vuole dare un'idea del lavoro di rete che stiamo facendo, non soltanto con i partner ufficiali che sono gli Amici della Musica e la Dedalo, ma anche e soprattutto con i cittadini. Come sapete, la nostra prima, l'introduzione alla stagione, il nostro primo spettacolo, lo spettacolo di debutto è sempre con dei cittadini in scena e quest'anno si chiamerà proprio Corografia. Verranno sul palcoscenico adulti e anche adolescenti dei laboratori teatrali che abbiamo condiviso in questi mesi del 2022 e del 2023 e ci saranno due grandi attrici che lo coordinano, Laura Curino e Lucilla Giagnoni. Allora, detto questo, poi, come sempre, la stagione è formata da grandi artisti a livello nazionale e da grandi compagnie a livello nazionale. Fra gli artisti vi segnalo il ritorno di Andrea Pennacchi, Natalino Balasso, Vanessa Scalera, che è la Imma Tataranni in TV, ci sarà anche Geppi Cucciari, ci sarà anche Roberto Mercadini, insomma ci sarà la stessa ovviamente Lucilla, ci saranno davvero tanti gli artisti che si esibiranno, ma ritorneranno anche compagnie nazionali che hanno vinto numerosi premi a livello ovviamente teatrale, come Proxima Res, Stivalaccio Teatro e così via. L'ultimo spettacolo è uno spettacolo che ha avuto un successo notevole nella scorsa stagione, è Il Cyrano deve morire, sempre tratto da Rostand, ma con una versione rap, è come se fosse un musical rap, e quindi speriamo davvero che possa interessare anche a un pubblico di giovani. I biglietti saranno disponibili a settembre, in particolare dal primo lunedì gli abbonamenti e dal terzo lunedì i biglietti singoli. Vi aspettiamo a teatro. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.